Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Andrea. Oggi siamo qui in un nuovo video tutorial di Ibis Paint X. Oggi sono qui per andarvi a spiegare come fare un occhio colorato col colore che volete, con i riflessi, quindi mantenendo l'immagine insieme, cambiando soltanto il colore. E, per farlo vi servirà ovviamente l'applicazione di Ibis Paint e Pinterest o Google. Non è molto difficile da fare, ma sono qui oggi per andarvi a spiegare come farlo. Prima di iniziare col video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi mai nessun video e lasciate like per supportare il canale, visto che questi giorni mi state dando molto supporto, visto che siamo già a 140 iscritti, voglio un mondo di bene. Non so proprio come ringraziarvi, quindi grazie a tutti quanti. Allora, come prima cosa bisognerà andare su Pinterest e scegliere una foto che vi piace, molto semplice, di un occhio. Nel mio profilo trovate già quelle due che avevo utilizzato io, però poi qui ce ne sono altre, basta cercare occhio estetico, occhio, e lo trovate. Ed è molto semplice da fare. Poi vabbè, decidete voi quella che volete prendere, fate tre puntini in alto a destra e poi fate scarica immagine e ve la scaricherà. Poi andate su Ibis Paint X e andate qui sulla mia galleria. Fate un più, fate importa foto e scegliete la foto che avete scaricato. Vi faccio vedere due miei esempi, cioè questo qui che ho fatto prima e anche questo qui. Che questo qui è migliore, quindi riutilizzerò questa foto, però un altro colore. Ecco qui la foto importata, cliccate cancellare. E ecco qui la nostra immagine dell'occhio. Cliccate su questo 1, vi faccio vedere col cursore questo 1 qui, e fate un più. Bisognerà avere due livelli, questo, questo e basta. Bisognerà scegliere il colore che volete utilizzare. Scusate un attimo che devo togliere una cosa che ho utilizzato prima. Ok, ecco qui. Dovete prendere il colore che volete utilizzare. Io stavolta la voglio fare azzurro perché sono molto curiosa di vedere come verrà. E andiamo nel livello numero 2. Chiudiamo. Ed ecco qui il colore che abbiamo scelto. Bisognerà fare molta attenzione perché bisogna fare non andando fuori così, tipo, non così, ma all'interno, quindi con calma, voi andate a fare il contorno. E non dovete entrare dentro la pupilla, quindi questo no, ma bisogna andare invece attorno, quindi lasciando la pupilla nera. E fatelo con magari il pennello più piccolo, così almeno non rischiate di fare danni. Ma poi verrà schiarito praticamente, quindi non è che si noterà molto, però sempre meglio non farlo. Quindi bisogna ripassare tutto. Poi vabbè, se sbagliate potete utilizzare la gomma. È importante, bisogna essere sul secondo livello. Quindi devo uscire qui il 2. E continuiamo a ripassare tutto il bordo e a colorare l'interno senza toccare la pupilla. Quindi facciamo così. Andate anche sopra il riflesso, perché non ci serve. Cioè poi lo schiariamo, quindi è meglio. Ed ecco qui come vi dovrebbe venire. Ecco così. Poi con il righello del cerchio, quindi il compasso ovviamente, andiamo a fare il contorno col pennello più piccolo, quindi così, esatto. E andiamo ora a colorare. E vi dovrebbe venire così. Poi alla fine si rifinisce tutto, però ci vuole molta più attenzione a farlo dopo. E quindi coloriamo così. Ecco come è venuto a me. Vai, vabbè. Andate a
di fare il contorno, vi dovrebbe venire così. Quindi vi dovrebbe venire così. Quindi avete finito il vostro occhio all'interno. Ora il passaggio più importante per farlo diventare un occhio perfetto è andare a cliccare qui sui livelli dove siamo andati prima. E poi vedete qui che c'è scritto normale? Sotto i livelli c'è scritto normale, questo qui. Cliccatelo e scorrete giù un poco fino a contrasto sovrapponi. Noi lo clicchiamo ed ecco qui il vostro occhio. Ve l'avevo detto che veniva un po' male fuori, ma ora con la gomma andiamo a rifinire tutti i dettagli, sempre con calma perché non bisogna avere fretta. E già così il risultato è carino, però se vogliamo farlo ancora più perfetto, ok, qui magari anche con un pennello, con la punta minuscola, si riesce a fare proprio perfetto in assoluto, però già così è un effetto carino. Cioè, qui potete anche cancellare i riflessi, ma viene male. Quindi così è già, cioè almeno a me già piace così, perché vedete com'è. E così avete fatto l'occhio. Poi vabbè, uscite ed ecco qui il vostro occhio fatto. Vedete quanto è carino? E poi vabbè, possiamo vedere il timelapse di tutto quello che abbiamo fatto. Carino, a me piace anche questo qui e questo qui, infatti ho utilizzato la stessa foto. Ma ora facciamo una prova con un altro colore, abbiamo voglia di sperimentare. Ecco qui la nostra foto importata e andiamo a rifare gli stessi passaggi. Stavolta voglio farlo viola. Allora andiamo ad aggiungere il livello e andiamo qui a fare un fiore. Incomincio già dalla pupilla, non troppo viola come prima, perché anzi facciamolo verde, così verde, aspetta, sì, no, un po' più scuro magari, così va bene. Ok, andiamo sempre a fare la pupilla, e ora andiamo a fare il contorno. Mi risparmio questa parte lunga. Ho fatto, ora bisogna colorare. Quindi andiamo qui. Fate delle pause perché se magari sbagliate, tipo fate così, e state colorando da molto tempo, poi se sbagliate è un casino. Quindi fate delle brevi pause poco a poco, perché non cercate di andare sicuri, ma l'importante è che venga bene. Quindi non importa andare con molta fretta, se no poi si sbaglia. È anche molto rilassante, a dire il vero, perché è carino vederli fare. Quindi coloriamo. La gomma minuscola vado. Ok, ecco qui, facciamo sovrapponi ed ecco qui il nostro occhio verde. Qui ora vado a togliere quello che è fuoriuscito, però è venuto bene anche questo, è molto carino, perché vedete che se viene fuori non è che sia molto bello da vedere, si vedono tipo delle ondine che non sono molto belle da vedere. Per farlo meglio vi consiglio quindi di toglierle con la gomma. Io utilizzo, per ora sto utilizzando la dimensione 17.6, però vabbè, uno poi lo fa come si trova. E il colore che ho utilizzato, un attimo, questi qui sono
dettagli se volete prendere il mio stesso colore uguale. E quindi vi dico anche il colore dell'altro. Per l'altro ho utilizzato, aspettate un attimo che si è girato, ok. Il colore che ho utilizzato per questo invece è stato questo qui, 0 170 255, e invece anche gli altri, questo qui no, scusate, ho chiuso l'app, però ora vi faccio vedere l'altro perché prima ho fatto quelli fucsia, ecco, che ho utilizzato lo stesso colore, quindi 255 0 148, ecco qui i codici per prendere i colori, ed ecco anche qui l'occhio verde. Questa qui è la mia collezione di tutti i miei disegni degli occhi. Questo qui è quello che mi piace di meno, però questo qui è venuto un sacco bene, cioè questi tre, gli ultimi tre mi piacciono veramente un sacco, quindi spero di avervi aiutato, e che il video vi sia stato utile, d'aiuto, e che vi sia piaciuto. E detto questo, ci vediamo a un prossimo video. Ciao!